E vabbè, siamo qua alla terza giornata Summer Cup, girone S, Siviglia Magici. I neri sono il Siviglia, i bianchi sono i Magici. Punteggio non ho la più pallida idea. Penso che, bah, sì, dai, Wits. 14-14. Questa partita è piena di gol. Quanto stanno, Jump? 1-0. 5-0 per chi? Magici 5-0. Ah, vabbè, ma Siviglia gioca senza portiere. Siviglia sta giocando senza il portiere. Ma chi è? Morbillo. Barone si incazza. Pagnozzi. Arbitro Capuano. Contropiede, Kakà, Beckham ancora. Ma che gol! 6-0. Guardate il modello di Maria De Filippi, sempre fatto i A capelli. posto. Sta passando. Infatti, come dove giocare? Senti, non sta nessuno di me. No, sei il primo. Sì, è meglio anche, sono con questo capello, vedi? Non siamo. A volte ti fai il capello prima di andare a giocare, ma ti fa lo shampoo, scusa, non si rovina, ti No, rovina perché mi devo tagliare la stiratura. i capelli oggi. Ah. Devo giocare tardi, allora. Ma sono passato lì. Vediamo il contropiede marrone, Cotini, il Sbaglio, sbaglio. principe. Ah, il portiere chiude bene, una specie di tacco, ma stava, penso, con la mano per terra, non poteva farne almeno. È la mano, è la Pagnozzi! mano. E la bomba! Sono un po' Dobby Surround, con questa voce. Ehi, hanno Sì, segnato, hanno segnato dall'altra parte, che bordello. Achille ha segnato, Achille, buono. Buono, buono. Che partita è? Come è il primo tempo, rovinate bene. Andiamo a riprendere un po' che intervista ai giocatori. 6-0. No, senza parole. 6-0. Posso dedicare alla Parliamo. mia ragazza quel gol? Certo. Dai, parliamo un po' com'è questa partita. Ma guarda, non voglio umiliare l'avversario, sinceramente, con rispetto, però abbastanza facile, adesso con l'uomo in meno. Non vogliamo infierire, però Giustamente, Alice sappiamo è che la bellissima. differenza col conta, quindi Chi è Alice? fidanzata. Ok, pensavo che fosse la tua amante. No, non conosco delle gambe, ma massimo. Poteva essere. Chiudiamo il collegamento, ringraziamo tutti i gentili spettatori e ascoltatori che in questo momento hanno acceso il televisore su Radio SK, Tele SK. Chiudiamo il collegamento e ringraziamo tutti. Ciao ragazzi.